Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la 24esima domenica del tempo ordinario. Ascolteremo dal Vangelo secondo Marco il primo annuncio della passione fatto da Gesù, ma prima il riassunto della settimana e il Vangelo di oggi accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La 23esima settimana del tempo ordinario ci ha accompagnati attraverso la lettura dei Vangeli di San Luca, in particolare del capitolo 6, un capitolo molto importante perché ci introduce al discorso cosiddetto della pianura. Ci sono degli insegnamenti molto simili e anche in parte paralleli a quelli che troveremo nel Vangelo di Matteo sul discorso del monte e quindi in particolare delle beatitudini evangeliche. All'interno del testo lucano però non troviamo 8 beatitudini ma 4 beatitudini e 4 maledizioni. E così da lunedì 6 settembre abbiamo iniziato a leggere 6:6-11. Il testo è molto significativo, la guarigione non tanto un uomo dalla mano rigida che viene guarito, ma è estremamente simbolico perché le persone, che soprattutto i responsabili religiosi che assistono a tutto questo, prima stanno zitti e poi complottano per decidere di far fuori Gesù. Martedì 7 settembre abbiamo in continuità letto il testo di 6:12-19, sempre del Vangelo di Luca, dove Gesù, dopo una nottata di preghiera, sceglierà i suoi apostoli. È significativa questa scelta proprio poco prima, diciamo, di un discorso così importante, così solenne, così punto di riferimento. Gesù compie una scelta, diciamo, si direbbe oggi una scelta di campo, una scelta decisiva all'interno del gruppo dei suoi discepoli. Mercoledì 8 abbiamo celebrato la Natività della Beata Vergine Maria, abbiamo lasciato momentaneamente il testo del Vangelo di Luca. Abbiamo letto il testo di Matteo 1:1-16-18-23. Nella giornata della Natività della Vergine abbiamo letto il testo della grande genealogia che inizia da Abramo e si compie in lei con un percorso di ben 3 scansioni con 14 generazioni per volta. C'è un percorso, c'è una storia fatta di tanti rivoli, di tante storie, che poi si concentra e si realizza nella Vergine di Sion. Giovedì 9 settembre abbiamo ripreso a leggere il testo del Vangelo di Luca, in particolare 6:27-38. Questo testo ne esprime, che posso dire, lo spirito delle beatitudini. A voi che ascoltate io dico: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori, date e vi sarà dato. Questa è la logica dei figli del regno, che dovranno vivere in questo mondo testimoniando un'altra mentalità, quella appunto del maestro. Venerdì 10, in continuità, abbiamo letto il testo di Luca 6:39-42. Due piccole osservazioni, dove Gesù però mette in guardia coloro che seguendolo diventeranno a loro volta maestri. Prima di tutto dicendo che non potranno mai e non dovranno mai oscurare il maestro, nessuno è più grande del suo maestro, e secondo che loro non dovranno essere il metro di giudizio, il discorso sulla pagliuzza e sulla trave, ma dovranno sempre rimandare al maestro, e tenendo presente quella frase molto importante di 6:36: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli. E infine sabato 11 settembre abbiamo ancora letto il testo di 6:43-48, dove Gesù invita ad avere un fondamento solido per la propria vita, e cioè sulla propria parola. Ed è così che la parola diventa realtà storica dentro la mentalità anche dei discepoli, che vivendo nello spirito del maestro ne testimoniano la presenza e soprattutto la fecondità abbondante di tutti quelli che, dandogli spazio, permettono al maestro di compiere in lui le sue opere. Così la 23esima settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi, chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro
che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, tutti noi lo conosciamo molto bene e ci offre veramente tantissimi spunti che non possiamo però esaminare uno a uno. Vi è un aspetto fondamentale che ci sta comunque via via accompagnando di domenica in domenica, che è la domanda circa l'identità di Gesù. Chi è Gesù? E a partire dalla risposta che diamo a questa domanda, chiaramente si orienta anche tutta la nostra vita. Il Vangelo di oggi ci propone diverse risposte a questa domanda, dando però rilievo a quella data da Pietro, che appunto per grazia da parte di Dio riconosce in Gesù il Cristo, il Messia. E a partire da questo riconoscimento Gesù offre ai suoi discepoli la possibilità di una maggiore comprensione di quello che è la natura del suo essere il Messia, l'inviato di Dio. E Gesù identifica con se stesso le parole che abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi, quelle del servo di Yahweh. Abbiamo ascoltato il terzo canto del servo, questo servo che parla di se stesso come segnato dalla sofferenza, dal rifiuto, anche se nel testo del Vangelo non si fa esplicito riferimento a Isaia, però Gesù nel tratteggiare, delineare quelle che sono le caratteristiche del suo essere Messia per il suo tempo, utilizza espressioni, fa riferimento a una tipologia di Messia che è molto vicina a quella descritta dal profeta Isaia. Gesù mette l'accento sul fatto di essere rifiutato, osteggiato, portato a una morte violenta alla quale egli non si opporrà, non perché non possa, ma perché rientra nel piano, nel progetto, nell'essere fino in fondo fedele al Signore, che debba andare incontro all'esperienza della croce e dopo 3 giorni risorgere. La croce, nonostante che sia un elemento fondamentale e nonostante che Gesù parli di se stesso come il Cristo, ma segnato dalla sofferenza, tuttavia non è mai l'ultima parola, vi è sempre dopo l'esperienza della risurrezione. Ecco che allora viene poi la parte riservata ai discepoli. Loro, alla luce della comprensione dell'identità di Gesù, quindi non avendo di Gesù un'idea indistinta, ma avendo compreso e riconosciuto che Gesù è il Messia, che Gesù è l'inviato di Dio, loro come desiderano porsi? Di conseguenza noi come ci poniamo avendo questa consapevolezza? Perché poi tutto ruota intorno a quello, sia ciò che dice Pietro, sia il suo essere rimproverato, sia il riferimento di Gesù al fatto di farsi carico della propria croce, tutto ruota a partire da chi è Gesù per noi. Se abbiamo riconosciuto che Gesù è il Cristo, che Gesù è il Signore, che Gesù è colui che ci può portare fino alla morte e oltre, facendoci fare la medesima esperienza di morte e resurrezione, e abbiamo scelto di seguirlo, allora dobbiamo fare una cosa per certi versi molto semplice, per altra un po' meno,
cioè quella di metterci dietro a Lui. Non ci è chiesto di scegliere la strada, non ci è chiesto di scegliere il cammino, non ci è chiesto di decidere come metterci dietro a Lui, dietro al Maestro, di come essere Suoi discepoli. È Lui che dà il passo, è Lui che ci mostra la via. Quando anche dovessimo attraversare l'esperienza della sofferenza, della persecuzione, se tutto questo lo affrontiamo nell'ottica di una scelta, quella di aver voluto seguire Gesù Cristo, allora saremo anche da Lui sostenuti, perché non è un nostro esserci andati a cercare qualcosa, ma l'esserci messi dietro a Lui. È la condizione del discepolo, che parte dal riconoscere l'identità del Maestro, ma il discepolo è colui che sta dietro, non è colui che decide. Ecco perché Pietro viene rimproverato, ecco perché queste parole sono fondamentali anche per noi, ecco perché nel Vangelo di oggi si fa un riferimento alla volontà. Chi vuole essere discepolo è colui che sceglie una via, è colui che sceglie di accogliere nella propria vita la parola del Vangelo, l'esempio di Gesù Cristo, e poiché sceglie di aderire con la propria vita al Vangelo e a Gesù Cristo, si mette dietro, segue Gesù. Dove lo porterà? Nel bene e anche attraverso magari l'esperienza della sofferenza. Ecco che poi ciascuno di noi si fa carico di quello che sarà il proprio percorso. Ed ecco perché il Signore Gesù ci ricorda che coloro che perdono la vita per Lui e per il Vangelo la troveranno, perché appunto legati a Lui non possiamo essere travolti e sconfitti dal male, anche se agli occhi di questo mondo magari sperimentiamo il fallimento. Mentre se pensiamo di decidere da noi stessi come seguire Gesù, come essere cristiani, come bisogna essere cristiani, e non lo scopriamo poco alla volta mettendo la nostra vita a confronto con la parola di Dio, rischiamo facilmente di perdere noi stessi. Quindi le letture di oggi da un lato ci riportano l'importanza dell'arrivare alla conoscenza di Gesù e riconoscendo Gesù come nostro Signore di compiere una scelta responsabile nella nostra vita e come vogliamo vivere, se vogliamo vivere da discepoli di Cristo, e la seconda lettura ci offre un esempio importante ricordandoci che la nostra vita, se è vissuta veramente dai discepoli di Cristo, la riconosceremo dal fatto che sarà una vita piena di frutti buoni, che non sono semplicemente le opere buone, ma sono le conseguenze nella nostra vita a livello pratico, attraverso esperienze concrete, attraverso opere, che riconosciamo essere derivate direttamente dal nostro essere in contatto col Cristo attraverso, mediante l'ascolto della sua parola. Ecco allora un Vangelo certamente impegnativo, ma come ci ricorda Gesù, possibile se ci mettiamo dietro a Lui. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e un arrivederci alla prossima settimana.